No, ma che mostro! Cioè, praticamente con due accelerate ho fatto fuori 50 euro di benzina. Che bomba! 6200 vuoto, poco meno di 500 cavalli. Ma questa, prima di andare in officina, vi porto a fare un giro. Venite con me subito, andiamo! Senti cosa suona! Imbarazzante! Un vuoto americano! 6200! Questa... No, ma bisogna sentirlo in seconda! Andiamo un po' più piano. Madonna, cosa tira! Ma che spettacolo! Che godura! La metto... Ah, sono già in manuale! Pensavo di essere in drive. Ti attacca il sedile! Raga, c'ha un'erogazione e una risposta al gas impressionante, ma mi sarebbe piaciuto provarla manualmente. Facciamo una cosa, andiamo in salita. Diciamo che secondo me questi mastodontici di muscle car in salita e in curva, bah, dubito che possano essere veloci come le nostre macchine europee. Vediamo un po', sì, il problema è che questa occupa tutta la strada, quindi bisogna stare anche un pochino abbottonati. Madonna, ragazzi, cioè, morde la strada, è impressionante! Che tiro che c'ha! Lo sterzo non è reattivissimo, come ovviamente possono essere nostre, marce lunghissime, affrontiamo l'uscita di curva in prima. Cosa suona? Cioè, mi piacerebbe farvi sentire il sound esterno. Sono tutte curve da prima, siamo in prima, raga, perché questa macchina qua... Mamma mia! Due marce, prima e seconda, ma è impressionante! Le marce sono davvero, purtroppo, secondo il punto di vista, troppo lunghe, ma se fossero state corte questa roba qua ce la mettevamo per cappello. È difficile da farla girare, si sente l'imponenza, la sua stazza, è una macchina che con un passo così lungo non è ripida nel cambio di direzione e si sente tutto, il peso, il trasferimento di carico, l'appoggio in curva non è dei migliori. Madonna, è un continuo sbandare, siamo sempre in seconda, cioè qui con le altre macchine picchiamo già quattro marce, questa è impossibile guidarla in terza o in quarta in queste curve. Mamma, come raddrizzi lo sterzo, è una fionda. Raga, io finisco due tornanti e poi ci vediamo su. Ma che mostro! Tutto il pezzo di salita in prima. La seconda la mettevo per uscire dalla curva, ma poi subito dopo dovevo scalare. Raga, oggi c'è un vento e un freddo pazzesco, ma noi come sempre, nelle colline oltre Po, ci fiondiamo in discesa. Vado! Ma questa macchina, solo che starnutisci, va di traverso. In partenza, prima, con i controlli inseriti, si è comunque messa in traverso. Vediamo un secondo come va. E poi è bassa, gratta praticamente da tutte le parti. Vediamo un pochino come va questo impianto frenante, che è originale, tutto tranne i dischi, che hanno una versione un pochino più performante. Ma anche in discesa è pesante, è difficile da farla girare. La demoltiplicazione allo sterzo non è una macchina reattiva. Il trasferimento di carico c'è, è importante, però non è una macchina scattante. Oh, è anche grosso, è un 6200 vuoto con un cambio automatico immenso. Qua i pesi si fanno sentire tutti. Il pedale pastoso, sicuramente ha i tubi dei freni in gomma, non sono ancora in treccia, e probabilmente delle pastiglie un po' più performanti l'aiuterebbero molto. Nei cambi di direzione, soprattutto in discesa, è un transatlantico. La frenata un pochino più, entra subito l'ABS, nonostante le sue gomme siano a profilo sportivo, la tenuta non è il granché. È una macchina, diciamolo, da dritto, macchina con tanti cavalli, macchina con un bel sound, una bella linea molto aggressiva, ma ahimè
non mettetela nei tornanti del Colino Oltre Po, perché prende le legnate, probabilmente anche della Mini. Dai raga, facciamo il nostro 40-110 e vediamo questo impianto frenante se resiste al 120-0 per frenare la massa di questa C7. Il nostro giro l'abbiamo concluso, adesso però mettiamo questo Stingray direttamente sul ponte, lo facciamo insieme perché incominciamo a vedere la meccanica di questo mostro. Andiamo a vedere il motore, questo vuoto americano, l'impianto frenante e vediamo tutto quello che riguarda la trasmissione, questo cambio automatico. Wow, che padella di motore, impressionante. Dai, mettiamola sul ponte. Vacca boia, sei pesante. Ecco qua il mastodontico V8 6002. Oh, ma avete sentito cosa suona? La cosa particolare che ha è che è mono farfalla, ha un farfallone gigantesco qua davanti e prende praticamente l'aria direttamente dalla scatola filtro e mi aspettavo che avesse due sistemi di aspirazione. In realtà, come si può vedere, ne ha solo uno. L'altra cosa particolare che vedo, questo convogliatore che prende la parte superiore del radiatore, cioè il radiatore arriva fino in basso, fino sotto, quindi è grande così, ma solo nella parte alta, dove si accumulerà molto più caldo perché il caldo tende ad andare in alto, gli hanno fatto questo convogliatore per andare ad aumentare il flusso dell'aria, aumentare la capacità di raffreddamento, ma soprattutto la parte calda del radiatore, quella alta, quella più calda, è stata separata e non va a surriscaldare ulteriormente il motore, perché questa griglia, questo convogliatore che noi vediamo qua, arriva praticamente da qui davanti, viene convogliato e viene praticamente buttato fuori da queste griglie che sono sul cofano. E quindi questo aumenta tantissimo la capacità di tenere più basse le temperature, ma soprattutto non andare a contaminare di caldo ulteriore il nostro 6002. La prima cosa che vediamo, candele laterali, iniezione diretta e collettori in ghisa. Io qui gli avrei fatto dei collettori in acciaio, però ovviamente sulla scatola dello sterzo vediamo il sensore. C'è un motore elettrico che ci aiuta a demoltiplicare la sterzata e ad indurire il carico sempre del nostro sterzo. Vediamo il cinghione qua che muove tutti gli organi ausiliari che ha doppia gola. E qui sopra praticamente è tutto completamente chiuso. Adesso la solleviamo e andiamo a vedere questo motore, perché la particolarità di questo motore è interamente in alluminio, sia la parte del monoblocco che la parte delle teste. Eccoci sotto la nostra C7 Stingray, una Corvette incazzatissima. Cominciamo a vedere un pochino la parte tecnica. Vediamo subito dei bracci oscillanti in alluminio con anche tutto quello che riguarda il telaio. Poi, per quello che riguarda l'impianto frenante, si vede subito una feritoia nel disco di protezione dei sassolini, perché noi abbiamo qua, da questa parte, un condotto che prende aria direttamente dalla griglia frontale e porta praticamente in pressione l'aria direttamente nell'impianto frenante, così da andare ad aumentare la capacità di raffreddamento. E anche questi due carter in plastica hanno proprio quello scopo. L'altra cosa particolare, sia il braccio superiore che il perno fuso, come possiamo vedere, sono completamente in alluminio. E l'altra particolarità, guardate, monta praticamente. Questa macchina non ha le molle, ha gli ammortizzatori elettronici per quello che riguarda compressione e estensione, mentre per quello che riguarda la rigidità della vettura, cioè quanto è alta la macchina, quanto lavora la molla, non c'è, perché è dotata solo di balestre. Telaio completamente in alluminio con queste barre sia a destra che a sinistra di irrigidimento della struttura del nostro telaio che si vedono qua. Due catalizzatori molto sottili, molto piccoli, e lì dietro no! Vediamo praticamente un collettore di scarico molto 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 costretto, ed è un peccato perché un 6002 V8 avrebbe necessità di poter dissipare molto più velocemente tutto quello che riguarda la linea di scarico. Qui sotto vediamo uno scambiatore olio-acqua per quello che riguarda il raffreddamento, il mantenimento della temperatura dell'olio motore, e per quello che riguarda sempre l'anteriore, pinza scomponibile derivazione Brembo con la sospensione inclinata.
E qui si vede questo perno, questo bulloncino qua, che ha il compito, come si può vedere, collegato direttamente alla balestra, ha il compito di andare a variare il carico della nostra balestra, così da andare a decidere quanto fare la macchina più o meno alta. Questo qua invece è il motorino che informa la centralina quanto la macchina sta rollando, così da sapere quanto e dove far intervenire l'eventuale ABS o il controllo di stabilità. Non so se avete notato, ma questa macchina ha il motore tanto indietro, ma è priva del nostro cambio. Praticamente questa campana all'interno possiamo vedere che non ha il cambio, ma ha praticamente un albero, eccolo lì, si intravede che esce direttamente dall'albero motore con due dischi. Perché? Perché il cambio, come possiamo vedere, qui c'è il continuo dell'albero motore che è posizionato sopra la linea di scarico, corre dentro questo cilindro che arriva e corre sotto tutto il telaio e praticamente si immette in quest'altra campana, dove troviamo nel posteriore il convertitore di coppia e tutta la parte con la coppa dell'olio del nostro cambio. Eccolo qua. Questa soluzione di tenere il cambio e il ripartitore di coppia nel posteriore garantisce alla vettura una ripartizione di pesi ottimale 50 e 50. Anche dietro vediamo la soluzione della balestra con i bracci completamente in alluminio, con i rinforzi del telaio, queste barre di rinforzo telaio, e vediamo il supporto del nostro cambio, un cambio immenso, automatico. E al posteriore, guarda, qui si vede addirittura una soluzione, un pochino come i frigoriferi, che avevano queste grigliettine che servono, fatti con dei tondini di ferro, come da elemento radiante. Perché? Perché al posteriore vediamo questa pompa elettrica che va ad aumentare la pressione all'interno del nostro differenziale, così da far lavorare di più o di meno il nostro differenziale. Barra antirollio anche al posteriore, si vedono i due barilottoni con i quattro terminali di scarico, ma solo quelli centrali sono sempre aperti, come si può vedere, eccoci qua. Sono praticamente sempre aperti i due terminali centrali, mentre i laterali hanno la valvola farfalla, perché normalmente quelle valvole sono sempre chiuse. In modalità sport race le valvole sono aperte, così da permettere, oltre ad avere un sound migliore, da permettere una velocità dei flussi dei gas di scarico molto più veloce. Poi qua sotto praticamente è completamente chiusa e la macchina è finita qui. Alcune considerazioni su questa Stingray C7. Beh, il motore è immenso, cattivissimo. Non mi piace tanto la gestione del cambio, perché cerca di tenere sempre le rotazioni più basse possibili, tranne quando sei in modalità manuale. E la soluzione delle balestre, non lo so, probabilmente sono io che non riesco a guidarla, ma non mi piace. Nel senso che si sente una risposta nel carico della molla, che non ha ovviamente perché ha le balestre, un po' pastosa, qualcosa che non è né carne né pesce. Mi piace che la ripartizione dei pesi sia 50-50, per quanto in strada non l'ho avvertita, nel senso che nel pezzo di salita la macchina praticamente ho viaggiato tutto in prima, e nel pezzo di discesa sì, giusto in secondo, ma non mollavo mai il piede dal freno perché la macchina non mi permetteva di accelerare. Per il resto la macchina è figa, quando sei su ti sembra di dominare la strada, bella. E l'altra cosa interessante, la macchina gli faceva i 12 con un litro, cioè consumava niente, perché a velocità di crociera 120-130 praticamente la centralina spegne una bancata e diventa sostanzialmente un 4 cilindri. La macchina ha un valore oggi, che la potete trovare usata, tra i 50 e i 60 mila euro a seconda delle condizioni. Sarebbe interessante poterla provare in pista. Ora però non ci resta che andare a vedere il muro di velocità, cosa ha fatto il 40-110 e il 120-0. Siamo arrivati al muro della velocità! Dove si sarà piazzata sul 40-110 questa C7 Stingray? Prima però guardiamo il 120-0. Beh, l'impianto frenante ha un bel mordente, ma ovviamente la macchina non è che sia proprio leggera. Ha marcato 3,57 per passare da 120 a 0 in soli 62 metri. E qui si vede subito immediatamente che entra
immediatamente in negativa la forza G, proprio a dimostrazione che l'impianto frenante c'è e c'è tutto, ma si vede un leggero ritardo, un tempo di latenza da quando ho pestato il pedale del freno a quando si è generata la forza G, proprio data dal fatto dei tubi non in treccia, che ovviamente si sono leggermente allargati, poi ha generato il nostro attrito e la macchina è andata. Adesso però dobbiamo vedere il 40-110, ma prima di darti il tempo, analizziamo un secondo, perché è vero che io l'ho messa in quarta marcia, ma questa ci frega! Perché ha il convertitore di coppia e quando io ho spalancato il gas i giri sono andati su e è come se avessi slittato la frizione, quindi qualche secondo ce l'ha fregato, però questo è la sua meccanica e noi la teniamo così. E difatti ha sparato subito di coppia e poi man mano aumentato la velocità, la frizione ha riportato i giri con il motore, con la velocità ed è calata la forza G. E ha marcato 6,64 e si posiziona esattamente, wow, appena sotto il GT3, che bomba, eccola qua, Corvette C7. Ragazzi, come sempre, oh, aspetta, prima di mettere like e iscriverti al canale, d'obbligo, ricordati, testauto@emamotorsport.com, così passiamo una giornata insieme e sfidiamo con la tua macchina il muro della velocità. Adesso like e condividi. Ciao!